FAC, il nuovo canale di Fulvio Abbate. Abbiamo voluto, diciamo, mantenere, per visto che lo abbiamo illuso, Gustavo Tagliaferri. Basta Gustavo, basta, basta, okay. Basta, mettili tutti insieme. Proviamo. Questa che abbiamo chiamato varietà di LP. A Porta Portese. A noi non interessano, lo diciamo, il dato musicale, ma piuttosto la veste. Chi è questo? Renato Zero? No, un insieme di amici che si vedono per una bevuta. Questo Renato 1, questo sempre. Renato 2, Renato 3, Renato 4. E questo cos'è? È nel retro le loro amichette. Amichette. In questo caso sono in quattro. Quattro. Più un busto. Però sì, l'interno è presente. Vabbè, l'interno non qui importa. No, volevo solo rendere presente ai più il titolo del disco. Infatti è un disco Everybody's Got the Blues, It's Alright. Possiamolo vedere. C'è la mutanda? Café de Paris si chiama, Les Variations. Questo è il disco in questione. Ok. Un mero primo piano, arrivatoci poco fa. Bruce Springsteen. Mettiti alla luce, che qui. Ecco, ecco, fai così. Darkness on the Edge of Town, terzo disco della sua carriera. Ragazzo. Sì, un ragazzo. Motel, attesa, il camion parcheggiato. Qui un giovane Bruce Springsteen. Bene, puoi appetto togliere. Lievemente più nudo. Jack Bruce and Friends, ovvero come immaginare una levitazione naturale. Levitazione naturale, sì, beh, si vede. Jack Bruce, Billy Cobham, David Sanchez e Clem Clemson. E intanto qualcuno ci gode. Ridono. Ride uno, ride due. Riderà. Vai avanti. Gli Sparks. Non so chi siano, ma comunque un sembra un duo di musica pop attivo dagli anni 70. Mettiti, non ti mettere. Un duo di musica pop attivo dagli anni 70. Sì, sembra una scena di un film di James Bond. Esatto. Gira. Molto fotogenici per giunti i ragazzuoli. E qui. E adesso li metto. Ma questo però non è male, l'immagine è forte dell'autoshop. Ma loro poi sono. Siamo in Gran Bretagna, nel Regno Unito, perfetto, vai avanti, vai avanti. Un po' di nero stavolta, questo effetto è alfa. E questi sono Enrico Intre e Franco Cerri, jazz italiano. L'interno è un cofanetto, un bel cofanetto. Apriamo. Non si apre, non si apre. Invece si apre, ecco, Franco. Sì, uomo in ammollo e che è quello che sappiamo. Enrico Intra, Gino Negri, che fu da Carmelo Bene durante una trasmissione, credo, adesso non vorrei dire una sciocchezza, che a un certo punto Minaglia ha detto c'è qui Gino Negri e credo che Carmelo abbia detto una adesso non ricordo, quindi non vorrei dire sciocchezza. Continua, dai. Succede. Cerchiamo. No, me lo ricordo, però non ho la certezza. Vasco Rossi. Questo è, secondo me, l'ultimo disco veramente degno di nota. Vai, andiamo avanti. Questi sono tutti più recenti, sono ristampe che sono andate più recenti, sempre Vasco Rossi. E come mai mi hai messo tutto Vasco Rossi? Non l'ho tirato fuori io, erano già fuori di per sé, allora, perché non c'era spazio tra gli italiani. Dai, prendi qualcosa, questo qui, non so. Cosa cazzo? Pino Daniele, Paolo Conte. Aquaplano, che è un disco, per quanto mi riguarda, fenomenale. Paolo Conte. Vinile. Paolo Conte. Un po'. Qui sono i semplici titoli, ma è un disco per quanto riguarda. Ok, Paolo Conte. Poi dietro c'era Pino Daniele, in questo caso uno dei più recenti post edis, che è Un uomo in blues, semplice primo piano, di un disco che è più pop eppure ancora con un'anima blues da non poco conto. Dovrei avere anche una cosa che ti volevo far vedere. Dovresti da un po' di avere. Tempo. Allora, dovrei. Carlo D'Angiò qual è? Quello che aveva fatto Che idea, ma che idea? Quello è Pino D'Angiò. Quello è Pino D'Angiò. Esatto. Okay. Dovrei averlo qua, una cosa che avevo anche ieri al ecco, un po' di bitta stavolta. Il New Dada. Ricordi? New Dada. Era il gruppo dove militava Maurizio Arcieri, prima di entrare nei Crisma e prima di essere ancora un solista. Questo è l'unico album che hanno fatto, full length. Prendi in altre due, basta, abbiamo già visto.
ci interessa, che la musica non ce ne frega un bramato cazzo, sono le copertine che ci interessano. Ecco, cazzo, ce n'è uno infatti, dove diamine l'ho messo? Dai. Ecco, uno è Finardi, è arrivato da poco questo disco, meraviglioso, 81, chitarra, testa, nello spazio. Lui era chitarrista, Finardi. E lo è tuttora. Qui c'è anche Valerio Negrini, per giunta ex Finardi. No, confondevo con Ivan Graziani, chitarrista. Comunque, Eugenio, l'ho anche incontrato di recente. Ho visto la foto, infatti, bellissima. Perfetto, col pugno chiuso. Sì, stiamo. Disco bellissimo. Finardi, questo. Finardi, fallo rivedere, che merita. Di che anno è questo disco? 1981. Se non 81. Male. Chiudi con altri due e poi basta, che aspetta, voglio andare a casa, che mi aspetta. Avevo un disco di Lolli che ti volevo far vedere. È stato un grande amico, lo Claudio. So. Uno è un uomo in crisi che avevo intravisto qua, ma c'avevo anche Disoccupate l'estate dai sogni. Che è un grande disco, ma forse l'abbiamo già mostrato. No, abbiamo fatto vedere Aspettando Godot, se non ricordo male. Vabbè. Un grande disco, Disoccupate l'estate dai sogni. Sì, infatti io ho avuto modo anche di recuperare. Allora sbrighiamoci, non c'è tempo, quello abbiamo già visto, basta. Mi sa che è uno qualsiasi, basta. Tiriamo fuori questo, che è arrivato da poco. Chi cavolo è? Il meraviglioso Circo del Mare, un programma ideato da Gianfranco Bernabei con Arturo Santoro, con idea. Le musiche sono di Vittorio Stanni, che non so se sia l'omonimo doppiatore, ed Elvio Monti. Bene, con questo che fa pensare a una grigliata in un villaggio. Alla perla ionica, chiudiamo. Gustavo Tagliaferri. Via Augusto Bargoni 62, Porta Portese, grazie a tutti gli aficionados di PAC. Il nuovo canale di Fulvio Abate.